È un giorno importante, per me è un giorno felice, è un altro passo verso il risanamento delle 80 baraccopoli che c'erano nella città di Messina già alcuni anni fa. Oggi siamo meno di 70, meno di 65. Qui c'erano 15 baracche che nel 2021 erano occupate da famiglie, a queste famiglie abbiamo dato una casa dignitosa. Il commissario prefetto nel 2022 ha fatto demolire quest'area e poi come dire, il progetto di riqualificazione che è l'ultimo tassello, in questo caso non è stata necessaria fortunatamente la bonifica, che è l'ultimo tassello quello della rigenerazione, della riqualificazione che completa un percorso complicato che è appunto quello del risanamento. Qui e questa è la notizia lieta, non verrà soltanto come dire, un parco dove si potrà passeggiare, ma ci saranno anche degli impianti sportivi che in questa area, in questo quartiere, sono fondamentali. E il messaggio che voglio dare è che il risanamento continua e contribuiamo a cambiare e a migliorare la città.